Potenziare la sanità di prossimità è il primo impegno della prossima classe politica al governo. In una realtà, il Molise, commissariata da oltre 10 anni, l'imprenditore Claudio Lotito, candidato di Forza Italia per il Senato, sta attraversando in lungo e largo le province di Campobasso e Isernia in questi giorni di campagna elettorale. Dopo la Molisana, un passaggio allo stabilimento Dolce Amaro a Monteroduni, alla fonderia Marinelli ad Agnone e alle coltellerie di Frosolone per conoscere le capacità imprenditoriali dei molisani. Io mi sento molisano d'adozione. Io non conoscevo il territorio. Sono entrato su questo territorio e sono stato, lo dico sempre, affascinato da questo territorio per l'aspetto paesaggistico, per l'aspetto naturalistico, ma soprattutto per la gente come voi, vera, autentica, dignitosa, rispettosa, accogliente. Però, c'è un però, un po', come dire, rassegnata. Io questo non lo consento, perché la rassegnazione alberga nelle persone che non hanno la voglia di riscatto. Voi invece avete la voglia di riscatto. Però deve essere questo riscatto portato avanti da chi ha il coraggio, la forza dell'interlocuzione e la determinazione per fare questo riscatto. Dove? Nel Parlamento, nel governo. Perché è inutile che il sindaco, il vice sindaco pongano i problemi. Sì, ma poi i problemi vengono trasferiti alle regioni. E la regione poi che fa se non ci stanno le norme nazionali e i soldi stanziati? Quindi deve essere la famosa catena che funziona. Io sono nuovo del territorio e sono abituato prima ad esaminare i problemi per poi affrontarli. Fatti, non parole. Perché è inutile che parliamo parole, parole, parole non servono, servono i fatti. Domani pomeriggio il tour elettorale del laziale Claudio Lotito proseguirà la volta di Fossalto e Trivento, accompagnato dagli altri candidati di partito, Tartaglioni, Cesa e Cavaliere.